Il Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino è nato nel 1904 come sezione staccata del Liceo d'Azeglio. Dal 1969 è situato in Corso Dante 80. Nel 2004 il liceo è stato dotato di una nuova ala, il cosiddetto ampliamento. Oggi l'edificio ha un bar interno, due palestre, un cortile, una biblioteca che ospita oltre 10.000 volumi e un archivio storico ricco di materiali preziosi. La città metropolitana ha investito quasi 3 milioni di euro fra fondi REACT, circa 2 milioni, e fondi ministeriali per lavori di riqualificazione energetica che hanno comportato anche la rinnovata decorazione delle facciate, su cui spicca il logo della scuola disegnato dagli allievi e realizzato dalla città metropolitana. Diciamo che la fortuna di poter intrecciare tipologie diverse di finanziamenti e di lavorare in coordinamento con Città Metropolitana ci ha consentito di sfruttare le risorse del PNRR, le risorse dei progetti PON, i finanziamenti della CRT proprio in un'ottica di così, ampliamento della funzionalità dell'ambiente scolastico e di innovazione anche degli arredi e degli spazi di apprendimento. Abbiamo realizzato due aule di grande capienza nelle quali è possibile lavorare anche con un paio di classi e realizzare delle attività di cooperative learning. L'innovazione anche degli spazi all'aperto, abbiamo curato il nostro giardino. È fondamentale, la collaborazione e la sinergia sono fondamentali. Avevamo necessità di realizzare anche delle ristrutturazioni degli ambienti, abbattimento di muri, rifacimento del pavimento piuttosto che degli ambienti esterni e in accordo con Città Metropolitana ognuno ha fatto un pezzo, ci siamo dati una timesheet che abbiamo rispettato da tutte e due le parti e il risultato sono le aule che potete vedere adesso in azione. Inoltre sono stati rifatti su tutti i 5 piani della palazzina aule gli impianti elettrici con una nuova illuminazione a LED e per la messa in sicurezza sono state messe in tutti i locali della scuola reti o lastre antisfondellamento. Perché già a partire dal 2020 sono stati fatti dei lavori di consolidamento dei solai con tutti i nuovi controsoffitti, tutte le nuove luci a LED, per poi arrivare con gli ultimi lavori che sono finiti a settembre 2023 del REACT, che è un finanziamento sempre europeo ma con la condivisione del Comune di Torino. Questi lavori hanno permesso un efficientamento energetico della palazzina aule. È stato fatto una sostituzione di tutti i serramenti con ovviamente serramenti a taglio termico e a risparmio sia energetico ma anche acustico e un cappottamento con un cappotto di circa 12 cm per un risparmio sempre energetico. Altri lavori sempre concomitanti con questo finanziamento è stato la decorazione di tutti gli ambienti che erano già un po' datati, sono stati cambiati i termosifoni, tutto questo per un valore di circa 2 milioni di euro. È già stato anche elaborato uno studio di fattibilità per completare i lavori. Ci piacerebbe completare gli interventi, in particolare rispetto all'auditorium, in cui ci piacerebbe poter sostituire gli arredi e completare la sostituzione delle lampade. E un altro intervento che andrebbe a completare l'intervento PNRR che ha riguardato il liceo nell'ultimo anno sarebbe poter appunto proseguire con l'efficientamento energetico anche della palazzina uffici, che si compone degli uffici al piano terra e dei laboratori ai piani superiori, andando a intervenire anche in questo caso con un cappotto termico e la sostituzione dei serramenti e magari un intervento che possa riguardare anche il tetto, la copertura. Un altro intervento che vorremmo poter effettuare sarebbe il rifacimento dei blocchi bagni degli allievi sui vari piani sempre del corpo aule, in totale una decina.